Speciale amministrative 2015, focus su Matera e Raffaello De Ruggeri della coalizione Matera 2020, il nuovo sindaco della città dei Sassi con il 54,51%, si è imposto sul leader della coalizione di centrosinistra, sindaco uscente Salvatore Adduce, col 45,49%, affluenza alle urne 58,06%, queste le cifre principali di questo ballottaggio di ieri domenica 14 di giugno. Sul palco, subito dopo la proclamazione, è salito il sindaco della città dei Sassi, Raffaello De Ruggeri, sul palco di Piazza Vittorio Veneto. Ve ne proponiamo un estratto. Che dirvi in questo momento? Io vorrei rubarvi due minuti per portarvi molti anni fa, in una lontanissima sera di autunno del 1956, quando io giovanissimo partecipai a un incontro romano dove per la prima volta sentii parlare bene della Basilicata. Noi ci portavamo addosso la tristezza e l'angoscia del vivere in Basilicata. E io feci un intervento pessimista, feci un intervento di una persona che non vedeva la luce. Al termine di questo incontro fui avvicinato da una persona, il quale mi disse: perché parli così della tua terra? La conosci? Questa persona era Umberto Zanotti Bianco, personaggio mitico della cultura dell'epoca. Da quel momento io non frequentai più l'università. Entrai nell'Associazione Nazionale degli Interessi del Mezzogiorno d'Italia e cominciai a studiare la Basilicata e la mia terra. Quando questo signore straordinario, che qualche mese prima aveva fondato Italia Nostra, mi vide pronto per ritornare a Matera, perché c'era un'ipotesi che io mi fermassi a Roma, mi disse: adesso puoi scendere nella tua terra e devi decidere tu, devi verificare se la Basilicata e Matera sono soggetti matrigni o sono soggetti materni. Se riterrai Matera matrigna, hai il diritto di abbandonarla. Se la ritieni materna, hai il dovere di fermarti. Vedete quanto tempo è passato da quel giorno. Io registrai che Matera era una terra materna, dove il valore della storia era incommensurabile. E abbiamo iniziato quella lunga marcia. Ecco perché voi mi permetterete che io, prima di ringraziare tutti coloro che hanno abbracciato questa missione politica, io ringrazio Umberto Zanotti Bianco, un piemontese che mi aprì il sipario di questa terra, me la fece conoscere e me la fece amare. E guardate che cosa accade stasera, che io sono diventato il sindaco. Sono diventato il primo cittadino di quella città che io ritenni tantissimi anni fa una città materna. E vorrei che tutti voi trovaste l'orgoglio di riconoscervi nella maternità di questa terra, per poterla amare, difenderla e farla crescere. Perché questa sarà la nostra missione, questa sarà la nostra responsabilità.
Questo sarà il nostro dovere civico di materani e di lucani. Ecco perché noi dobbiamo ringraziare tutte quelle donne giovanissime che mi hanno accompagnato in questa dura, durissima campagna elettorale. Ancora una volta l'energia femminile è stata quella vincente. Ancora una volta l'impegno delle donne ha avuto il sopravvento e io devo ringraziare loro soprattutto. Ma c'è anche un'altra fascia di giovani, giovanissimi, di studenti medi che mi hanno seguito, mi hanno, diciamo, tonificato con la loro presenza, coloro che nella loro passione e anche, diciamo, genuinità di valori e di principi hanno sposato questa causa. E poi c'è tutto quell'altra area enorme di uomini e donne che hanno legato le loro vicende civili e politiche a questa associazione, a questo movimento, e quindi che hanno creato quelle condizioni per realizzare quell'orchestra di cui ha parlato Nicola Buccico. Un'orchestra che non ha stonato, perché non solo c'era un buon direttore d'orchestra, ma c'erano solisti rispettosi dei ruoli degli altri. Questa è stata la carta vincente di questa nostra campagna elettorale. Guardate, io devo ringraziare tutti e i cittadini e le cittadine che mi hanno votato e che non mi hanno votato, perché anche chi non mi ha votato va rispettato per la sua scelta e per la sua dignità civile. Ma io vorrei dirvi che adesso io devo soltanto anche rivolgere un pensiero civile a Salvatore Adduce. Devo dirgli che noi dobbiamo ritrovare all'interno del Consiglio Comunale le condizioni politiche e civili per riprendere un percorso di collaborazione e di tonificazione. Ma soprattutto noi dobbiamo attivarci, perché abbiamo di fronte problemi terribili di fronte, che non mi spaventano. Abbiamo da rilanciare la qualità della città, abbiamo da rilanciare la qualità produttiva della città, abbiamo da rilanciare la gestione della città, abbiamo da rilanciare la programmazione della città, abbiamo da rilanciare i valori di questa città, perché dobbiamo attivarci per realizzare quelle condizioni che favoriscono gli investimenti, gli unici che possono veramente creare lavoro, lavoro, lavoro. Vedete? Noi stiamo entrando in una fornace ardente, ma credo di essere nelle condizioni, non solo io ma tutti noi, di poter superare questa micidiale
presenza di problemi terribili che sono di fronte. Ma oggi è un momento in cui noi dobbiamo ricomporre il valore sociale, il valore della comunità materana, del popolo materano. Come? C'è qualcuno che in queste occasioni dice: cittadini e cittadine, state tranquille, io sarò il sindaco di tutti e di tutte. Io invece vi chiedo che voi diventiate sindaci tutti della città. Ognuno di voi deve portare la responsabilità civica di rispettare, soprattutto rispettare la città e diventare protagonisti responsabili della sua vicenda umana, politica e sociale. Non è possibile governare senza la condivisione e la corresponsabilità dei cittadini. Non è possibile governare dall'alto, come purtroppo è stato fatto sinora, senza il coinvolgimento, ma soprattutto senza il protagonismo civico dei cittadini e delle cittadine. Dovete diventare voi militanti civici di questa città. Dovete diventare voi gli alfieri di questa città che ha autorevolezza, dignità e riconoscimento internazionale. Guardate, l'unica cosa che vi chiedo: ognuno di voi deve riconoscere il valore portante di questa nostra competizione elettorale, che è il valore della consapevolezza del potere contrattuale che questa città ha acquisito. Cioè, noi rappresentiamo una città internazionale, noi rappresentiamo nel 2019 l'Italia, noi rappresentiamo un valore europeo. Dobbiamo diventare europei nelle coscienze, nei comportamenti, nelle decisioni, nelle attività quotidiane. Questo vi chiedo come collaborazione civile. Perché noi dobbiamo anche dimostrare che questa città può diventare un modello per il Mezzogiorno. Dopo il 17 ottobre qualcuno ha detto: se ce l'ha fatta Matera, ce la può fare l'Italia. Dobbiamo diventare protagonisti di questo messaggio, dobbiamo diventare protagonisti di questa indicazione, ma soprattutto portatori di questa responsabilità civica. Ecco quello che vi chiedo. Io darò a questo compito, a questo ruolo, la passione e la competenza che ho coltivato in questi anni. A voi chiedo la milizia civica per fare di Matera un modello di un Mezzogiorno che funziona e che non chiede elemosine, ma chiede diritti attraverso comportamenti di responsabilità. Vedete, è stata una giornata lunga, ancora buia. Ma come ho detto l'altro giorno, noi siamo qui amici a quest'ora di notte con addosso una speranza, con addosso una fiducia, con addosso una prospettiva. Qual è la prospettiva che abbiamo oggi? È che mentre siamo qui dobbiamo svegliare l'aurora
che tra poco apparirà nel cielo. Dobbiamo svegliare l'aurora per entrare con i nostri abiti, con le nostre passioni, con il nostro impegno, con la nostra morale, con la nostra grande capacità di interpretare il futuro, entrare nell'alba che ci conduce al giorno del lavoro per questa città, il lavoro amministrativo che ci aspetta, che sarà duro, ma senza la vostra collaborazione sarà ancora più duro e più difficile. Non chiedeteci l'impossibile, rispettate i valori dell'etica e soprattutto della legalità, perché noi faremo della legalità il punto di passaggio obbligato di ogni nostra decisione. Ecco, questo è un messaggio che io voglio dare nel momento della vittoria, ma che è una vittoria civile, non è una vittoria di sangue. Come ho detto prima, noi saremo portatori di comunione e soprattutto di pacificazione. Questo è il nostro obiettivo, questo è il nostro disegno, questo sarà il nostro comportamento. Allora io vi devo lasciare, perché è l'ora di ritornare a casa con questo segno distintivo di responsabilità, e mi porto addosso il vostro sorriso, i vostri abbracci, le vostre mani che mi hanno stretto forte, convinti che in questo abbraccio si possa riproporre il tema di un nuovo percorso in questa città. E lo facciamo qui, nella Piazza della Fontana, nella grande Piazza della Fontana, mentre suona l'orologio della Fontana. Lo facciamo qui perché qui, in questa piazza, avvengono i momenti più stimolanti e i momenti storici di questa città, i rapporti interpersonali, familiari, amicali, sentimentali, politici, economici. Ecco, quello che voglio dirvi, che io vorrei abbracciarvi tutti in un segno di gratitudine e di affetto, ma un segno di abbraccio che possa dire insieme, legati in un impegno civile per riportare questa città sui binari dello sviluppo, del progresso, dell'occupazione, della dignità. Questo è il nostro obiettivo, questo è il nostro monito, questo è il nostro traguardo. Insieme noi raggiungeremo questo traguardo, sconfiggendo soprattutto le meschinità dei pessimismi, degli egoismi, dei cinismi e degli interessi. Con queste parole io vi abbraccio, con queste parole io vi bacio, con queste parole vi saluto dicendo: viva Matera, viva i materani, viva le materane, andiamo avanti in un disegno di fiducia e di speranza. Viva Matera, grazie, grazie, grazie. Ed era il primo discorso da neosindaco della città di Matera da parte di Raffaello De Ruggeri. Adesso andiamo in pubblicità.